Durante le nostre avventure, diverse volte abbiamo menzionato Wikimafia, Wikimafia, non so esattamente come si pronuncia. Ad ogni modo è un ottimo programma sul web che vi fa capire praticamente i siti archeologici o comunque tutto quello di interessante che c'è nelle vostre vicinanze. Così che io, durante una giornata al mare, nei pressi di Capo Comino, ho aperto appunto Wikimappia e mi è apparso subito, quasi subito, tra le altre cose, questa meravigliosa tomba dei giganti. Amici dei Custodi della Memoria, ci troviamo in territorio di Siniscola e questa è la tomba dei giganti di Subicante. Guardate che meraviglia! Mi sarebbe piaciuto venire con delle luci leggermente diverse perché è meraviglioso venire in questi posti quando il sole è più basso e le ombre si allungano, insomma, le luci migliori, ma comunque accontentiamoci e accontentatevi. Vi faccio vedere il retro della tomba dei giganti di Subicante. Guardate un po', eccolo qua. Ora salgo e vi faccio vedere i suoi poderosi 20 metri circa dall'abside fino all'esedra. Eccola qua. Adesso io sto inquadrando il vero e proprio corridoio funerario. Questi sono dei lastroni di copertura che poi andavano praticamente sopra i filari del corpo tombale stesso. C'è da dire, ve ne siete accorti, che questa tomba di giganti non assomiglia, per esempio, a quelle che abbiamo visto nel sud Sardegna, una su tutti, Sconcias. Questa è praticamente una tomba dei giganti di aspetto dolmenico, chiamiamola così. Speriamo che il vento non incida sulle immagini perché non ho il microfono. Ad ogni modo, eccole qua. Guardate che meraviglia, queste lastre infisse appunto nel terreno, questi ortostati straordinari. Sono 12 per parte, da una parte e dall'altra, che poi vanno a formare l'esedra. Ecco, l'esedra, amici dei Custodi della Memoria, verosimilmente qua si potevano. Eccola qua, questa è l'esedra, La vedete, tutto l'ampio piazzale che abbraccia questo arco era l'esedra, e qua molto probabilmente si dice che si compissero i riti cultuali a proposito del culto appunto dei morti. E sempre a proposito dell'arco, quando voi sentite termini come corda oppure freccia, ebbene praticamente se io metto qui, guardate un po', e inquadro l'ultimo filare e traccio una linea, quella è la corda. Ok, siamo circa 22 metri. Se arrivo qua nel punto medio e tiro una linea all'inizio appunto dei bracci, quella è la freccia. Ora proverò a fare anche delle immagini dall'alto perché voglio farvela vedere in tutto il suo splendore. Faccio vedere un attimo solo l'ingresso. Vediamo un po', perché io nel frattempo sono entrato perché è molto interessante entrare nel corpo funerario. Guardate che meraviglia! Straordinario, strepitoso, tutta di granito. Guardate questi lastroni, e molti le chiamano piattabande, qualcuno dice che non è appropriato, ma insomma ci mettiamo d'accordo e non succede niente. Meraviglioso, tutta di granito. Ora mi giro e vi faccio vedere dall'interno verso l'esterno, tutta di granito, ragion per cui, unito al fatto anche che sicuramente ci avranno girovagato i tombaroli, qua non si sono trovati resti ossei. Bello anche a questo particolare che ci fa capire la struttura, eccola qua, interna ed esterna. Qua verosimilmente ci mettevano delle pietre di piccole pezzature. E ci sono degli studiosi che asseriscono che tutte le tombe dei giganti fossero poi tumulate sotto una grandissima quantità di terra, in modo tale che spiccasse solo e esclusivamente l'esedra, eccola qua, e poi la stele centinata. Stele centinate che qua non hanno trovato. Peccato, peccato davvero. Quindi abbiamo detto che non si sono trovati resti ossei. In giro sul web trovate la notizia secondo la quale qua praticamente hanno fatto dei lavori sia di scavo sia di restauro durante il 2008. Che bello, che meraviglia. Ora faccio vedere il drone, datemi ancora un secondo per ammirarla insieme a voi. Sì, davvero intrigante anche questa. Siniscola, ok. Wikimappia, cliccate sempre. Quello è un sito meraviglioso. Quello sì che è un sito meraviglioso. Dai, facciamo così. Ora io
mi metto contro il sole, sperando di non darvi sgradimento con questa luce così ancora intensa, e faccio volare il drone. Ed eccola! Nel frattempo ho portato il drone in alto. Guardate che meraviglia! Lo faccio salire ancora di più. Ok, poi la porto avanti e la telecamera la prende in pieno. Guardate che bello! Guardate adesso, territorio di Siniscola. Ok, faccio salire ancora un po'. Faccio salire ancora un po'. Guardate che bello! Per arrivare qua non troverete nessun problema, a parte qualche centinaio di metri di uno sterrato. Guardate che bella l'esedra, guardate il corpo tombale, straordinario, pazzesco, pazzesco. Ci vediamo presto, amici dei Cursori della Memoria. Ci vediamo presto, guardate un po'. Ve la faccio vedere sia così. Ok, adesso scendo. Eccolo qua. Guardate che bella questa inquadratura. Ci vedete anche. E poi ve la faccio vedere anche così. Seguitemi ancora un po'. Faccio andare il drone verso ovest. Lo rigiro e questa è l'inquadratura per voi. Guardate un po'. Ciao a tutti, amici di Cursori della Memoria. Grazie di tutto, vi voglio bene.